Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Truck Driver da questo punto, siamo arrivati da Mary e abbiamo già fatto alcune missioni qui da lei, vediamo un po' che nuovi incarichi ha per noi. Senza licenza. Ehi là, Mary, come va? Mi aspettavo che tornassi, senti un po', ho un rimorchio carico di auto di lusso che vanno trasferite in un'altra destinazione. Prima le banane, poi le auto. Stai ancora cercando di capire in quale campo affermare il tuo business? Ma perché stai sempre a questionare? Non puoi limitarti a guidare, basta? Rilassati, Mary, trasporterò con gioia le tue costose auto ovunque vadano consegnate. Osterhaven. Benissimo. Va bene. Sì, è un po' troppo curioso, il nostro autista, effettivamente. Però. Insomma, anche lei non è molto gentile, diciamo. Allora, andiamo a recuperare il carico a Westerhaven. Ok. Ci stiamo impegnando per farla felice. Ogni volta completiamo le sue missioni e non basta mai, accidenti. Poi oggi si è messo anche a piovere, accidenti. E comunque ormai siamo già a buon punto con il gioco, abbiamo completato un buon numero di missioni, mancano soltanto queste qui con Mary. Andando avanti con lei sbloccheremo poi il trofeo dedicato alle missioni per i container. Dopodiché dovremmo solo tornare ancora una volta da David e finire, diciamo, le missioni secondarie lì da lui e fare le ultime 9 che ci mancano per poi sbloccare il trofeo autista esperto che appunto richiede un pochino più di tempo. Allora, oggi carico di lusso, ragazzi. Dobbiamo trasportare auto per Mary. Anche se non si è ben capito in che campo vuole affermarsi effettivamente, se negli alimenti o diciamo nelle auto di lusso, costruzioni, adesso vediamo. No, forse costruzioni no, però perché comunque nella zona per quanto riguarda il reparto delle costruzioni abbiamo già avuto a che fare con Andrei e Johanna Funar. E quindi lì quel tipo di consegne sono già piuttosto coperte con loro. Poi vabbè, c'è anche il discorso del rapporto con il marito che non è ben chiaro, l'ex marito, insomma. E bisogna vedere un attimino anche lì se influirà sul suo lavoro di Mary, diciamo. Sì, oggi mi sento scatenato. Anche se piove, non vedo ostacoli davanti a noi. Allora, ci siamo quasi. Per un pelo. Stavo ciccando l'uscita. Ok, facciamo un saluto anche ad Andrei. E voilà. Meno di 1 chilometro all'arrivo. Vediamo un po' questo carico di auto. Poi dobbiamo portarlo dall'altra parte della città, a Osterhaven, se non ho capito male. Quindi esattamente dalla parte opposta dovremmo farci un bel giretto. Dai, forza. Un po'
Possiamo stare mica qui a pettinare le bambole? Oh, siamo tornati di nuovo in uno dei primi punti di scarico che abbiamo visto all'inizio del gioco con le missioni dello zio. Oh, eccole qui. Ma non sono auto, cosa sono, gamberetti? Ma ci sta prendendo in... sono scampi? Non posso fare a meno di chiedermi perché non trasportiamo queste auto con una bisarca, sai, il rimorchio fatto apposta per auto. Ecco che ricomincia. Ti è proprio così impossibile dirmi il vero motivo di questo trasporto? Va bene, ti accontento. Queste auto hanno un significato speciale per me e voglio che ricevano le migliori attenzioni. Era così difficile dirlo subito? Sarebbe servito ad evitare che facessi altre domande? Beh, probabilmente no. Eh sì, siamo... Ma sono auto, a me sembrano scampi. Vabbè. Questa Mary qua... fa delle consegne piuttosto atipiche, diciamo. Sono container mascherati da altri container che trasportano altri container. Vabbè, è tutto un mistero. È che non dovremmo farci troppe domande, effettivamente. Tanto finché è tutto nella regola, non c'è problema. Effettivamente è un po' troppo curioso il nostro super autista. Là. Mi sa che arriveremo di mattina presto con le nostre auto in consegna per Mary. Abbiamo accumulato anche un bel gruzzoletto, magari poi lo utilizzeremo per fare qualche miglioria al camion. Se non ricordo male ci manca ancora l'ultimo potenziamento per il motore da sbloccare. Che, diciamo, non mi dispiacerebbe, anzi. E questa comunque dovrebbe essere l'ultima cliente, diciamo, presente sulla mappa di gioco, Mary. E dopodiché avremo completato, diciamo, tutti quanti gli incarichi principali del gioco. E volendo si potrebbero ripetere delle missioni secondarie, ma comunque le abbiamo già viste un po' ovunque con tutti quanti i clienti, sia missioni di parcheggio, ne ho fatta almeno una per ogni cliente, faremo la stessa cosa anche con Mary, un trasporto su breve, media o lunga distanza con ogni cliente. E quindi poi dopo queste ultime missioni dovremmo aver visto diciamo tutto quello che il gioco ha da offrire in termini di missioni. Poi volendo si può andare a oltranza per cercare di migliorare un camion specifico a cui magari ci si è affezionati, montare tutti quanti gli optional che volendo si possono acquistare nel negozio. Wow. Però comunque richiede tempo ulteriore. Io poi credo che una volta completato il nostro percorso e completate tutte quante le missioni, poi mi dedicherò più che altro alle secondarie, agli incarichi secondari da David, e poi sbloccheremo gli ultimi trofei e quindi anche il platino. Sì, questi sono giochi particolari, come detto a me piacciono perché mi rilassano e poi mi piace giocarci tra un titolo impegnativo e l'altro, diciamo, quando sono alle prese con un gioco alla Dark Souls, per fare un esempio, molto, molto impegnativo, che richiede impegno,
e anche volontà e costanza nel riprendere dallo stesso punto più volte il gioco dopo essere morti più e più volte. Mi piace spezzare un po' la tensione con giochi tipo questo, Mad Runner, insomma, con missioni di questo tipo abbastanza tranquille. Va bene, ci siamo quasi. Stiamo per arrivare a Oosterhaven con il nostro supercarico di auto scampi, diciamo. Bisogna vedere ancora se sono auto veramente, come ha detto lei. Qui sta situazione mi puzza di calamarata. Però vediamo, effettivamente la stiamo stressando un po' troppo a Mary con mille domande. E va bene, si vola verso la nostra prossima destinazione. Ancora 2 km all'arrivo. Io tra l'altro, ragazzi, spero che tutti questi video vi siano piaciuti, che la serie fino a questo punto, diciamo, vi sia piaciuta, che vi abbia fatto compagnia. Secondo me, comunque, tra poco, o alla fine di questa missione, o magari con la prossima, dovremmo essere in grado di comprare il motore più potente, perché abbiamo già fatto diverse missioni con questo camion, quindi non dovrebbe mancare molto. Ah, siamo tornati dalle parti di Joana, credo. Magari poi, se la missione finisce qui, passerò un attimino anche dal garage da queste parti, vediamo un attimo. I pneumatici non sono messi male, però non si sa mai qua con Mary che tipi di incarichi ci offrirà, perché è un po' strana, Mary, poi potrebbe cambiare idea da un momento all'altro. Ehi, tu stai fermo lì. Qui purtroppo gli altri autisti hanno la brutta abitudine di tagliarci la strada. Ho visto che proprio non è una casualità, ma si mettono d'impegno a tagliarci la strada e a non darci soprattutto la precedenza, quando invece ci spetterebbe. Allora, qui c'è il punto di scarico, vediamo se basta così, se Mary è soddisfatta o vuole altro. Ah, missione completata, perfetto. Carico a posto, fiù, sono felice che questo incarico sia finito. Mi hanno appena fatto un bonifico, quelle auto ora sono un problema di qualcun altro. Devo dire che ti stai rivelando utile. Lo prenderò come un complimento. Vieni a trovarmi più tardi, ho in mente qualcosa, potrei avere grandi progetti per noi due. Ehi, un po' di tempo fa avrei detto che il tuo cognome è O'Sullivan, eh? Non è che per caso sei figlia di Frank O'Sullivan? Puoi scommetterci le chiappe, pensavo che fosse abbastanza ovvio. Cavoli, tuo padre è ancora in prigione? Lo rilasceranno tra poco, ok? Ha scontato la sua pena. Cavolo, cavolo. Va bene. Evidentemente, non so, sa del padre perché è finito su qualche giornale, su qualche notizia. Oh, abbiamo sbloccato livello caffè forte nelle routine. Intanto andiamo al garage e vediamo un po' che cosa possiamo fare. Allora, ripariamo più che altro gli pneumatici. Motore. Ah, abbiamo sbloccato anche l'ultimo, perfetto. Si vede che l'ho sbloccato nello scorso video e non me ne sono reso conto. Ottimo, adesso abbiamo 530 cavalli, ragazzi, da far viaggiare. Benissimo.
Allora, adesso con il nostro nuovo motore faremo faville. Intanto iniziamo a fare di nuovo il pieno. E voilà. Riposiamoci, così magari forse smette anche di piovere. Sta spiovendo. E adesso diamo un'occhiata anche alle routine. Ma mi interessa di più continuare a potenziare questa abilità danni da usura per ridurre ulteriormente l'usura dei pneumatici. Perfetto. Ottimo. Adesso possiamo tornare di nuovo da Mary. Benissimo, ragazzi, ci siamo. Siamo tornati qui vicino al faro dove possiamo riposarci in modo da essere completamente diciamo riposati al 100%. Accidenti, ha ripreso a piovere. Va bene, quindi per il momento andiamo da Mary con la pioggia e ci prepareremo per un nuovo incarico lì da lei. Adesso con questo nuovo motore le possibilità sono infinite, abbiamo un'accelerazione davvero mostruosa. Possiamo trasportare qualunque cosa. Perfetto. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!